pomeriggio, vediamo le principali notizie di oggi. Papa Francesco, il giorno dopo l'intervento, sta bene, si legge in una nota diffusa dalla sala stampa vaticana. Il pontefice è in buone condizioni generali e ha trascorso una prima notte tranquilla. Intanto proseguono i messaggi di vicinanza e di auguri di pronta guarigione. Il Papa, informato, ringrazia e chiede di continuare a pregare per lui. In Francia un uomo ha coltellato un gruppo di 4 bambini di età inferiore ai 3 anni che giocavano nel parco del Paquier davanti al lago di Annecy nel cuore della città dell'Alta Savoia. Colpito anche un anziano in pericolo di vita, così come sono gravi 2 bambini. L'aggressore sarebbe un cittadino siriano che aveva presentato richiesta di asilo. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato le persone evacuate nella zona di Kherson dopo la distruzione della diga di Nova Kakhovka e ha ringraziato il personale medico. Secondo quanto fa sapere il governatore dell'oblast, i russi stanno bombardando Kherson, la città inondata dalla piena del fiume Dnipro. Sulla questione dei migranti, l'Italia non va lasciata da sola, sono le parole del cancelliere tedesco Scholz. In una intervista al Corriere della Sera, Scholz è in queste ore in visita a Roma e ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il presidente Giorgia Meloni. Duplice omicidio in provincia di Napoli. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, si tratta di un uomo e di una donna di 29 e 24 anni, uccisi con diversi colpi d'arma da fuoco. Le vittime sono cognati. Raffaele Cagliazzo, il suocero delle vittime del duplice omicidio, si è costituito nella caserma dei carabinieri di Gricignano di Aversa. Nel decreto legislativo sul ponte dello Stretto rileviamo uno squilibrio nel rapporto tra il concedente pubblico e la parte privata a danno del pubblico, sul quale finisce per essere trasferita la maggior parte dei rischi. Lo dice il presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, presentando al Parlamento la relazione annuale sull'attività dell'anticorruzione. L'8 giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani, che costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e anche il dovere che incombe su ognuno di noi per non inquinarli. È tutto, il TG2000 torna come sempre alle 18:30. Buon pomeriggio.